Da poco Messina-Catanzaro, mi tocca commentarla da solo perché il mio collega Francesco Panza oggi è assente per motivi suoi personali. Cosa dire, è iniziato questo mini torneo del Catanzaro di 7 partite, è iniziato bene domenica scorsa con la vittoria contro la Lupa Roma ed è proseguito con questo pareggio a Messina che era l'obiettivo che il Catanzaro si era prefissato. Sappiamo bene che questa squadra ha dei limiti e quello che sta facendo in questo momento e che dovrà fare da qui fino alla fine del torneo c'è solo un obiettivo che è quello di conquistare la salvezza che deve avvenire al più presto. Oggi la squadra perlomeno è entrata in campo, non come le ultime trasferte, dove è vero che avevamo incontrato squadre molto più forti del Messina, ma anche il Messina non è una compagine da non tenere in considerazione. I giallorossi hanno creato pochissimo nel primo tempo, hanno cercato di contenere ed è stato grazie a Grandi che hanno salvato il risultato. Poi rimane l'amarezza perché passati in vantaggio forse si poteva amministrare un po' meglio se non ci fosse stato probabilmente quell'errore più che dell'arbitro, credo del guardalinee che dovrebbe segnalare un fuorigioco che è apparso ai più netto. Comunque, ripeto, era importante non perdere e continuare questa mini striscia positiva perché ci consente di stare 2 punti sopra il Monopoli e 2 punti sopra il Catania che dovrà giocare ancora a Foggia. La cosa positiva che ci deve far ben sperare è quello che ormai la squadra è entrata nell'ottica per raggiungere questa salvezza. Passata la Buriana, dove abbiamo affrontato e preso delle scoppole pesanti con squadre non alla nostra portata, possiamo dirlo chiaramente, pacificamente, senza alcun problema, adesso c'è da affrontare queste altre 5 partite, dove dobbiamo ricordare che ne giocheremo almeno 4 con squadre che probabilmente avranno poco da chiedere al campionato, mi spiego. Credo che sia Paganese che verrà sabato prossimo al Celavolo che Andria sono ormai salve e non hanno alcun obiettivo per questo torneo. Quindi, questo potrebbe essere un vantaggio per noi perché, come sappiamo bene, nel calcio ciò che contano sono le motivazioni. Poi avremo la sfida importante con il Monopoli. Sarebbe bello riuscire ancora a rimpinguare questo bottino di distacco perché non dimentichiamo che a Monopoli non abbiamo perso e teoricamente potrebbe bastarci anche un pareggio per mantenere le distanze dalla compagine pugliese. Infine, quando affronteremo le ultime della graduatoria, Ischia e Melfi, ci auguriamo che sono squadre che probabilmente faranno i play-out e che avranno già la loro posizione assegnata e non avranno null'altro da chiedere al torneo come quelle precedenti. Certo, a noi non piace fare tabelle, ma siamo costretti a farle e adesso prendiamo per buono questo pareggio e continuiamo a dare fiducia sperando che questa sofferenza di questa primavera sofferta che è appena arrivata, dove i giallorossi dovranno conquistare, il Catanzaro dovrà conquistare questa benedetta salvezza, un altro anno possa essere un trampolino di lancio per campionati con ben altri obiettivi. È tutto, ci vediamo domenica prossima, sabato prossimo, sabato sera in notturna per la sfida contro la Paganese. Per gli altri aggiornamenti, vi invito a seguire uscatanzaro.net con i nostri servizi dei nostri inviati.